Con questo concerto si vuol rendere omaggio alla figura di Plinio Clavassi nel centenario della nascita, avvenuta nel 1920. È stata scelta la giornata del 22 ottobre come ricorrenza della morte, appunto avvenuta il 22 ottobre 1984. Questo auditorium è stato intitolato all'onore e alla persona di Plinio Clavassi, un grandissimo interprete dell'opera, un basso davvero originale che negli anni 40 e negli anni 50 è riuscito persino a cantare alla Scala con dei personaggi quali il giovane Pavarotti e anche Montserrat Caballé. Nel 1946 iniziò la sua carriera partecipando a programmi radiofonici, per poi debuttare nella Traviata al Teatro Petruzzelli di Bari. Nel corso degli anni 40 interpretò una serie di ruoli secondari in molte altre opere e nel 1948 fu scritturato per una tournée in Australia e Nuova Zelanda con l'Italian Opera Company. Prese anche parte alla leggendaria rappresentazione del Pirata di Vincenzo Bellini con Maria Callas alla Scala nel maggio 1958. Citiamo inoltre la sua presenza nel film Giovanna d'Arco a Rogo di Roberto Rossellini del 1954. Thank you.
solito, buonasera, con un'aria che nel repertorio, quando si studia, viene considerata un'aria antica, un'aria di Antonio Caldara. Caldara è stato un compositore che anche il nostro Plinio, che andiamo ad omaggiare questa sera, ha incontrato. E qual è la particolarità di questo incontro? Che non era così frequente all'epoca dedicarsi allo studio della cosiddetta musica antica. Tra l'altro quest'anno ricorre un anniversario anche di Caldara, dei suoi 320 anni dalla nascita. E Caldara lavorava a Roma, attraversò il Friuli per raggiungere Vienna per cercare maggiore fortuna e maggiore lavoro. Quindi ci abbiamo pensato di accomunare il viaggio di questo compositore anche con i viaggi che Plinio fece dalla sua terra per andare a scoprire il mondo e portare il suo canto. E il programma ve lo andremo a denunciare, a raccontare man mano. Avete un'indicazione di quasi tutte le arie che andremo a eseguire questa sera. E la tradizione vuole che nei concerti lirici si cominci dalla voce più grave. Quindi la prima voce che andremo ad ascoltare questa sera sarà la voce di un basso di Davide Marcon. Abbiamo anche l'insetto volante, per cui siamo anche accompagnati. Abbiamo una persona in più, ma però non viene contata. La canterà un'aria del flauto magico, l'aria di Sarastro, o Isis unt Osiris, aria che, essendo l'opera legata al concetto della massoneria dell'apertura, è il grande padre che va ad aprire e dà inizio. Quindi abbiamo scelto anche questa aria per dare una sensazione di solennità. Aria, per i dettagli musicali, poi passo la palla a Francesco, comincia con un salto di quarta. L'intervallo di quarta, quindi la distanza da un suono all'altro suono, che in tutta la letteratura, a partire da Palestrina, esprime una speranza. Ecco, come il titolo anche di questa sera, di questa serata, di questo momento di musica, la speranza che questa musica ci avvolga e ci lasci concentrati in questa bolla di bellezza e di arte. Diciamo un paio di cose su Mozart. Mozart ha scelto, povero, il periodo peggiore per iscriversi alla massoneria del tempo. Perché il periodo peggiore? Perché in quegli anni, siamo nel 1789, insomma, è una data fatidica, è una data nella quale in Francia, vicinissima a dove abitava Mozart, scoppiava la rivoluzione francese, i cui ideali sono certamente comunque stati ispirati dalla borghesia massonica del tempo, per cui la sua iscrizione, povero, alla corte asburgica era stata vista in modo più che negativo. Tant'è vero che l'unica vera opera massonica, che è appunto il flauto magico, che iniziava con un mi bemolle, che era esattamente la campana di inizio della, di richiamo dei massoni, aveva fatto proprio tremare i polsi sia alla borghesia che anche agli Asburgo. Per cui è un'opera che ha di una bellezza infinita, che però ha avuto certe difficoltà, non da ultima il fatto che poi Mozart, 1791, è morto, probabilmente dirigendo questa opera meravigliosa. Quello che andremo a sentire adesso è l'aria del basso, e sentirete che è accomunata anche per certi versi all'aria che abbiamo ascoltato poco fa di Caldara. Perché? Perché Mozart utilizza all'inizio, proprio sentirete, delle semplici successioni di accordi, semplicissime, che sono veramente un basso di armonia per chi fa conservatorio. Molto semplici, potrebbero essere fatte veramente da uno studente di armonia, pochi gradi, molto semplici. Perché? Perché è quello che vuole comunicare, la semplicità, ma solo Mozart riusciva a essere così semplice, ma anche così perfettamente profondo e perfettamente completo. Godetevela, insomma, questa meravigliosa aria. Accogliamo Davide Marcon con un applauso. Oh,
Di Gaetano Donizetti, dalla Lucrezia Borgia, Com'è bello qual incanto. È un'aria ed è un'opera scritta nel 1836 per la stagione del carnevale di apertura, era l'apertura di stagione della Scala, apertura che avveniva il 26 dicembre del 1836. Questa è una tradizione che arriva dal passato, arriva da Monteverdi. Allora il carnevale in realtà cominciava il giorno dopo il Natale, quindi da quel momento ogni giorno era carnevale fino alle ceneri, e aprire una stagione con un'opera durante questo periodo dava grande valore e risalto. Allora, Lucrezia Borgia, tutti quanti sappiamo qualcosa, abbiamo visto magari qualche serie TV. Qui viene fotografata, che è un'immagine che mi piace passarvi, nel momento in cui all'inizio dell'opera vede dei giovani che stanno festeggiando, e siamo a Venezia, Palazzo Grimani. Palazzo Grimani è un palazzo che si può visitare tuttora, è un palazzo di pianta quattrocentesca, cioè viene costruito proprio nell'epoca della vita di Lucrezia Borgia, e lei si avvicina e sorride con questi giovani, ma Lucrezia non era per nulla amata, perché tutti sapevano delle sue pratiche legate al veleno e anche della sua passione smodata nei confronti di giovani amanti molto più giovani di lei. Rimane particolarmente attratta da Gennaro, che spia nel sonno e canterà quest'aria che sentirete dalla voce di Letizia Triozzi, Com'è bello quale incanto. L'opera è un'opera un po' complicata. Vi dico solo che lei poi, da un paio di parole scambiate con questo giovane al suo risveglio, capirà immediatamente che questo ragazzo è suo figlio che lei ha abbandonato 18-19 anni prima e che ritrova casualmente durante una festa. La storia finirà malissimo, tra l'altro Donizetti scrive due tipi di finali, e l'opera ha ripreso ad avere una grande frequentazione nelle nostre sale di tutto il mondo dopo il 1930 circa. E finirà male perché lei, per vendicarsi di un affronto, manderà un vino avvelenato e lei non sa che tra gli ospiti c'è anche suo figlio. A quel punto si troverà costretta a rivelare a suo marito Alfonso d'Este che quel ragazzo era suo figlio, il figlio morirà fra le sue braccia e lei sverrà. C'è questa grande scena dello svenimento a fine dell'opera, e Donizetti, per non mostrare la morte in scena, ricorre spesso a questo. Anche nell'Anna Bolena, nella scena finale, cioè nel poco prima della morte di Anna Bolena, lei sviene, quindi non vedremo mai la morte, come per esempio invece capita in Puccini. Pensiamo a Butterfly, pensiamo a Tosca, cioè in tutte queste rovine nella quale la morte è davanti e ufficiale. La melodia è un piccolo ricamo, molto semplice. Non fatevi ingannare dall'apparente semplicità, esatto, della melodia, che sembra quasi un canto popolare. Questo Donizetti è incredibile. Riesce a scrivere qualcosa di molto semplice, che sembra lineare, ma poi lui comincia a ricamare, e sembra quasi che voglia metterci dentro tutto il dramma interiore nelle
tante note che riesce a scriverci attorno a questa melodia che al primo ascolto quasi verrebbe voglia di cantarla. Lui è veramente incredibile in questo, riesce a comunicare l'ansia, comunicare il carattere del personaggio veramente attraverso le note, quelle piccole note che ricama dalla melodia che scrive. Dalla voce di Letizia Triozzi, Com'è bello, quale incanto. Buon ascolto. Thank you.
Lescaut, una donna selvaggia. Allora, con Manon Lescaut comincia la stagione di queste cosiddette donne selvagge. C'è stato un priore, l'abbé Pierre, che ha cominciato a scrivere su queste figure femminili che esprimono quello che nei tosti tempi attuali definiamo come una sorta di autodeterminazione di un mondo femminile. La nostra Manon Lescaut è una giovane ragazza di una famiglia molto povera che la cui futuro sarebbe di andare in convento. Un giorno casualmente in una piazza incontra De Grieux, un giovane che disprezza l'amore, deride il fatto che l'amore possa stravolgere chiunque ne venga colpito o attraversato, si guardano in questa piazza ed è colpo di fulmine. I due scappano, però il fratello di lei la riprende, la riporta, insomma le dice: tu di solo amore non puoi vivere, dobbiamo trovare in realtà una sistemazione. In parole povere la trasforma nell'amante del vecchio Geronte. Ma lei, sebbene adesso viva nelle trine morbide che adesso andremo ad ascoltare, ricorda i baci ardenti e appassionati del giovane e vigoroso De Grieux. Anche questa è una storia che andrà a finire un po' male, come prima vi accennavo in Puccini, perché alla fine i due si ritrovano, decidono di scappare, ma lei ormai ha apprezzato anche il benessere e la ricchezza, quindi si attarda, raccoglie i gioielli, scappa, mentre stanno per scappare vengono arrestati e portati, deportati anzi, e alla fine scapperanno anche dalla prigione. La fanciulla è anche un po' incauta, oltre che essere selvaggia, vabbè, succede, e vanno nel deserto e lei canterà l'altra aria molto famosa, Sola, perduta, abbandonata. Finirà con il duetto Tra le tue braccia amore, perché lui ritorna, è andato a cercare dell'acqua e non l'ha trovata. Caratteristica completamente diversa a livello musicale rispetto a quello che abbiamo sentito prima, sebbene anche qui la struttura musicale sia estremamente lineare, asciutta, come quella che abbiamo appena sentito. Tuttavia Puccini è maestro in questo, perché sebbene era ancora, diciamo così, in itinere, doveva ancora scrivere le grandi opere che l'avrebbero portato. Sebbene abbia avuto un grandissimo successo per questa opera, mentre per Butterfly ha avuto un grande flop, questa la sua prima avvenne a Torino e ebbe un successo straordinario, del tutto inatteso, con lui presente che non si capacitava di questo grande successo. Diciamo pure che grazie a quel successo che poi ha avuto i finanziamenti per poter fare le grandi altre opere, iniziando innanzitutto da Bohème, poi Tosca, poi Butterfly. Il problema è che Puccini non si capisce mai come faccia, perché Puccini scrive delle melodie che così sembrano molto semplici, scrive delle armonie peraltro abbastanza in linea con quello che c'era, si sentiva in quel periodo, un po' diciamo quasi veriste, ma non troppo. Verdi era ancora vivo e stava ancora scrivendo, però è innegabile che Puccini è assolutamente sempre Puccini, cioè lo si riconosce dal primo accordo proprio. Non so come faccia, sembra quasi che tutte le passioni che mette in scena le abbia vissute lui stesso, perché è l'unico modo che mi spiego che riesca a descriverle in musica così bene. Le ha vissute. Elvira non era per niente contenta delle sue scappatelle. Direi proprio di no. Accogliamo con un grande applauso Valeria Causin, che ci incanterà in quelle prime note. Thank you.
Va bene, canterò. Era il 1996, come oggi, e io ho cantato qua, in realtà per in occasione della ricorrenza dedicata a Plinio, eravamo a Gradisca, per cui sono anch'io un po' emozionata, sono passati, calcolate gli anni, sono passati 24 anni, quindi ero giovane all'inizio della mia carriera artistica, venivo invitata insieme con i grandi e poi svelerò che in sala abbiamo una grande cantante che anche lei ha segnato il successo, l'onore del Friuli portando la sua voce, ma ve lo dico poi dopo, ma è qua seduta che ci ascolta e per me è una grande emozione perché io cantai anche in Friuli invitata da lei. E andiamo adesso ad eseguire due brani da camera, giusto? Non mi sbaglio. Abbiamo sentito il Puccini, operista, ma Puccini è stato anche compositore di musica da camera. Qui dietro c'è un signore che mi sta dicendo brave, brave, se ben capi plus. Ecco, allora lui dice che gli piacciono queste spiegazioni e io sono molto contenta di questo. Allora, Puccini scrive anche della musica da camera. Cosa vuol dire? Delle composizioni che nascono per pianoforte e voce. Quindi è una struttura, si dice cameristica, più piccola, adatta ad essere eseguiti anche in spazi più ristretti. E andremo a eseguire un brano, lui fa sempre la parte musicale, io faccio la parte emotiva, certo che così, poi giochiamo a morra, ce la giochiamo al prossimo giro, che si chiama Terra e Mare. Poi abbiamo scelto un compositore che era, diciamo, contemporaneo dell'epoca in cui Plinio è nato nel 20, e ci sono questi compositori che dei quali lui ha anche cantato successivamente, anche Zandonai, Respighi. Lui praticamente vive nella stessa epoca in cui ci sono Strauss viventi, c'è Respighi, c'è Zandonai che è appena mancato. E questo cosa vuol dire? Che all'epoca i cantanti cantavano le opere dei compositori viventi. Io ho avuto la fortuna che Francesco abbia scritto per me delle cose, ma non è così consueto, anzi è una cosa estremamente desueta. L'altro brano è Nebbie, con un testo di Ada Negri, quindi la combinazione, la ricerca che i compositori italiani d'inizio Novecento fanno nel cercare di combinare una drammaticità della parola espressa e tesa attraverso la drammaticità anche musicale. Tu parla che intanto io vado, sì, a prendere. Di Puccini, musicista di musica da camera, faccio solo notare che questo brano, in particolar modo, che si intitola Terra e Mare, gioca veramente, fa capire che Puccini era aggiornatissimo sulla musica del suo tempo. È scritta all'inizio proprio del 1900, credo 1901, e ha dei tratti che sono assolutamente debussiani. Debussy è un compositore leggermente precedente, francese, ma è il grande compositore della modernità. Ecco, si vede che Puccini lo ha ascoltato, e ciò non deve stupire, visto che Puccini è andato ad ascoltare anche le prime di Schoenberg, veramente un compositore moderno e nuovo per la sua epoca. Invece, per quel che riguarda, abbiamo voluto abbinare il Respighi di Nebbie, e proprio per far capire quanto questi compositori della generazione dell'80, circa nati nel 1880, siano stati influenzati dalle sonorità, dalle atmosfere, dalle armonie innegabilmente di Puccini. Che poi lo odiassero, o che comunque dicessero che era un compositore svenevolo, eccetera, oppure che guardava solo al guadagno, è anche vero, lo facevano, e forse era anche un po' di invidia. Un compositore, tutto si perdona fuorché il successo a un compositore, però è innegabile, lo sentirete, quanto vicine sono proprio le armonie dell'uno e dell'altro. Buon ascolto. Thank you.
stesso respiro e arrivo. Allora, adesso ricominciamo il giro dei nostri cantanti e andiamo ad un'opera che anche ha cantato Plinio, che è Sonnambula, Vi ravvisolo via meni, ed è la fotografia del ricordo. Per capire la musica di Bellini, secondo me, bisogna andare una volta in Sicilia. Bisogna andare a Catania, bisogna assaporare questi sapori. Questa pasta alla norma, che è stata inventata proprio quando lui scrisse alla norma, e io mi immagino, perché ho visto dov'era la casa di Vincenzo Bellini, di fianco ad una chiesa lui sentiva passare le processioni con le bande, quindi erano delle musiche, anche queste, apparentemente molto semplici, ma erano sempre a favore della melodia e della guida del canto. In questo caso la voce di Davide andrà a esplorare il ricordo, qualcuno che ricorda i luoghi ameni, il senso della lontananza, del ricordo. Come ogni buon friulano che se n'è andato in giro per il mondo ed è ritornato a casa portando racconti e sensazioni. Adesso noi prendiamo una macchina, guardiamo in qualsiasi pagina Google e vediamo tutto, ma io sempre mi sono chiesta quando questi cantanti ritornavano a casa e raccontavano quelli che avevano visto. Quest'anno, prima della chiusura del Covid, ho fatto delle lezioni a dei ragazzi delle medie a Varmo, parlando della figura di Mariotti, di Alfredo, e raccontavo che cos'era la sua vita, cos'erano i viaggi, che cosa lui raccontava e che come le persone che abitavano qui vedevano attraverso i suoi racconti, il racconto che farà anche adesso Raimondo. La musica? Bellini, per capirci, sì, Bellini è morto solo troppo giovane, esatto. Però aveva avuto i complimenti da Chopin, che lo adorava, andava proprio sempre a sentire le sue opere, e nelle melodie chopiniane è innegabile, assolutamente innegabile, la derivazione belliniana. Ha avuto i complimenti anche da Wagner, che non è certo un estimatore dell'opera italiana, anzi il principale contrario, insomma. Perché ha avuto? Perché sono incredibili queste melodie, e soprattutto lui riesce a scrivere sempre qualche nota in più nella melodia, non finiscono mai, sentirete anche in questa, è per quello anche molto difficile da cantare, perché sembra che non voglia mai abbandonare la linea melodica, c'è sempre qualcosa in più. E questo è straordinario e incredibile da ascoltare. Accogliamo con un grande applauso Davide Marcon, Vi ravviso a luoghi ameni. Thank you.
ed è la volta ancora di Puccini, con l'ultima opera che è Turandot. Allora, Puccini amava le donne, amava fumare, amava andare a caccia, amava vivere, era un innamorato della vita dal mio punto di vista, però questo fumo gli scatena un tumore alla gola e cerca due volte di operare e morirà per questo tumore alla gola, e la coincidenza vuole che lui muoia dopo che ha scritto l'ultima aria di Liu, Tu che di gel sei cinta, dopo le parole Liu è amore, Liu è poesia, che pronuncia il padre di Calaf, e lì muore. L'opera lui la sta componendo nel 1924, ma manca un finale. Finale che viene composto da Alfano, e quindi l'opera andrà in scena alla Scala, ecco qua che ritorna la Scala, nel marzo del 26. È stata fatta una successiva anche finale da Luciano Berio, e quella che adesso solitamente viene eseguita è la versione di Alfano, di solito si fa questa. Allora, l'aria che andrete a ascoltare questa sera è un'aria che stranamente non si fa molto. Liu è questa creatura incredibilmente luminosa, pur essendo nell'opera la schiava, cioè la parte insignificante, la Turandot la tratta come se fosse un oggetto, però capisce che conserva il segreto del nome, la storia, il mio nome, nessuno saprà, tutta questa vicenda. Come farà la principessa Turandot a scoprire il nome di questo misterioso uomo che ha risolto gli enigmi? Tramite, lei pensa, la giovane Liu. La tortura, insiste, e prima di quest'aria le dice: chi diede tanta forza al tuo amore? Principessa, l'amore, risponde Liu. E queste parole sono bellissime: tanto amore segreto e inconfessato, che questi strazi sono dolcezze per me. Tu puoi farmi qualsiasi cosa, ma l'amore mi fa superare qualsiasi dolore. E anche qui c'è questo raddoppiare dell'orchestra. Se voi sentirete nella mano destra di Francesco, vedi che ho invaso il tuo campo. Brava, grazie. Però dopo facciamo scambio. La parte della mano destra, la parte acuta sono gli ottavini, sono i flauti che vanno a raddoppiare anche gli armonici della voce, quindi la proiettano verso questa idea di ascesi, di cielo. Basta, finito. Sì. Direi scusate, che... no, vabbè. Dopo questo. La tecnica pucciniana in questo caso è ancora più evoluta, perché un po' anche approfittando dell'ambientazione esotica sperimenta armonie basate proprio su raddoppi anche di quinte che suonano molto strane, sentirete anche proprio anche in quest'area qui, usa scale pentatoniche che erano proprio le scale che si usava proprio nella musica tradizionale cinese, però questo evadere la tonalità con scelte di questo tipo, con scale di questo tipo, scale non europee, è un qualcosa che in tutto il Novecento sarà fatto. E anche Puccini proprio ne è consapevole e lo usa per la sua ultima opera. E la nostra Liu di questa sera sarà Letizia Triozzi, che ci canterà Tanto amore segreto. Buon ascolto. Oh,
dell'opera più eseguita al mondo. In assoluto, Traviata risulta essere l'opera più eseguita, più conosciuta nel mondo. Traviata, la sua prima, è stata a Venezia, al Teatro La Fenice, nel 1853. Tiepidini, sono stati Tiepidini. Non è piaciuto, soggetto molto scabroso, si mette in scena e si mostra, perché teatro viene dal greco zeaoma, e guardo, mi rifletto, mi specchio, vedo quello che forse non voglio vedere di me, e sulla scena cosa si vede? Ufficializziamo quello che nella borghesia francese e in parte anche in Italia succedeva. Marito e moglie, coppia borghese, la moglie fa dei figli, il marito ha sicuramente una mantenuta, un amante, per la quale prende una casa, le prende dei vestiti, le dà uno stipendio per fare la mantenuta. La dama delle camelie. Da questo Piave trarrà questo libretto. Non piace vedere sulla scena questo, poi soprattutto non piace che questa donna venga dipinta in un modo inatteso. Non è la Manon Lescaut avida, no, no, anzi Traviata vende tutto, dà tutto ai poveri, si tiene pochissimo, distribuisce ai suoi domestici, dà nel giorno di Carnevale, quando poi lei morirà, dopo quest'aria incontrerà suo uomo e scontrerà il mancato suocero che la tratta malissimo nel secondo atto. E lei rinuncia a tutto perché l'amore in Traviata è rinuncia. Lei ama così tanto da rinunciare ad amare questo uomo. Mi fermo. Tutta l'opera è un grande valzer, che è il ballo dell'Ottocento francese. Se dobbiamo definire un'epoca musicalmente, l'Ottocento è il valzer. Brindisi alla Traviata è un valzer. Anche questa ultima aria che canta, già malata, e appunto poi morirà, l'addio del passato, che inizia leggendo una lettera del mancato suocero, io mi confondo con i nomi, mi pare che ho detto giusto, suocero, giusto, sì. Suocero. Lettera che dovrebbe risultare come una parziale scusa, ma insomma non è che suona poi così tanto. Ebbene, anche quest'aria è un valzer, solo che è un valzer avvizzito, è un valzer in cui rimane solo uno scheletro di valzer, rimane solo un frammento, un'idea. Qui è geniale Verdi, se ci pensate, perché solo attraverso proprio questa orchestrazione e questa musica in cui ci sono più pause che altro fa capire tutto lo strazio, ma anche tutta la desolazione di questa persona, di questa società. Non poteva essere amato all'inizio, non poteva certo essere amato. E ascoltiamo dalla voce di Valeria, che è questo gioco Valeria Violetta, addio del passato con la lettera che la precede. Buon ascolto. Teneste la promessa. La disfida ebbe luogo.
vediamo adesso che c'è in sala. Allora vi invito a fare un grandissimo applauso a questa persona misteriosa della quale prima vi ho detto che è qui in sala con noi. Abbiamo il piacere di avere ospite a questo concerto Mirna Pecile, che è stata una delle più grandi mezzosoprano a livello internazionale, persona straordinaria che ho piacerissimo di, che lei sia qui. Mirna, non so tu dove sia, ma ricevi il nostro grande applauso. Che non bisogna essere solo ricordati dopo, ma bisogna essere anche ricordati ancora in vita. E lei ha fatto grande la nostra piccola patria, come ognuno di noi, dall'arte alle scienze, che va in giro per il mondo a cercare un po' di fortuna e anche di riportare a casa le gioie che abbiamo raccolto. Cosa andrò a cantare? Adesso faremo un accostamento strano perché prima faremo un brano di Strauss. Ah, facciamo prima quello? Sì. Ah, va bene, grazie. Sì, sì, sì. A piacere, solo so anch'io. Faremo Strauss di Nacht. Strauss è un compositore importantissimo della fine del 1800, in realtà ha vissuto fino al 1949. Poi peraltro le vicende della sua biografia sono anche piuttosto dolorose, perché pur essendo unanimemente conosciuto come il più grande compositore tedesco del suo periodo, le connivenze vere o presunte o solo così millantate col nazismo ne hanno oscurato gli ultimi anni della produzione. Peraltro nelle sue ultime composizioni questa sorta di desolazione la si sente benissimo. E poi è stato anche un grande compositore che è vissuto molto e però non ha mai abbandonato la grande tradizione, oserei dire quasi post-wagneriana, per cui insomma il suo modo di scrivere è sempre rimasto più o meno lo stesso, di altissimo livello, e quindi per i giovani in particolar modo e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato molto criticato, è stato anche fortemente odiato per questo. Tuttavia è un grandissimo compositore, veramente un grandissimo compositore. Lo ascolteremo in questo piccolo brano di Nacht, La Notte. Sentirete con quale raffinatezza elabora la struttura proprio stessa del Lied, di derivazione schubertiana, quindi circa 100 anni prima, però quasi facendo diventare un brano strofico, cioè vuol dire che sembra quasi che ricominci da capo ogni volta, ma ogni inizio c'è qualcosa di diverso, raffinatissimo, evidentemente proprio per quasi proprio come intellettuale anche stesso della musica. E immaginate che proprio dall'inizio l'immagine che lui dice è: attraverso la foresta scivola la notte, avvolge tutti gli alberi, avvolge il Kupferdach, avvolge il tetto di rame del Duomo, quindi come se fosse una sorta di nuvola che va a coprire e porta verso il sonno. Muore nel 49, mentre nel 46 muore De Faia, che ha contatti anche lui, prima parlavamo di Debussy, va in Francia, poi ritorna nella sua terra, questi ritorni nella terra, e cosa fa? Fa un lavoro di etnomusicologia, insieme con García Lorca, sì, il poeta, vanno vanno a far cantare i contadini delle varie parti della Spagna, e non avevano certamente il registratore, quindi trascrivono la melodia e la rielaborano. De Faia scrive 7 canzoni popolari spagnole, mentre García Lorca ne compone 13. Entrambe nascono per chitarra, perché è strumento tradizionale, poi è stata fatta anche la versione che noi andiamo a eseguire per pianoforte. Sono diversissime, sono veramente di due mondi diversi, ma potrebbero essere stati scritti più o meno negli stessi anni. Questo è molto affascinante, devo dire, ed è abbastanza tipico di un certo periodo della storia della musica, proprio a cavallo, anzi nei primi anni del Novecento. Quindi iniziamo con Strauss e finiamo con De Faia. Buon ascolto.
Davide Simon Boccanegra. Torniamo a Verdi. Andiamo ad un'opera di molti uomini, come poi in questo blocchetto andremo ad ascoltare un'aria invece di sole donne. Simon Boccanegra ha una storia piuttosto complicata, però mi piacerebbe solo farvi capire questo. È un'opera con un prologo e due atti. Noi sentiamo un'aria che viene cantata da Fiesco, che è il padre di Maria, e Maria ha una storia d'amore con Simon Boccanegra. Simon Boccanegra è un corsaro al servizio, al soldo dei genovesi, e lo vogliono eleggere doge, lo vogliono portare al potere, e quindi ci sono le diverse fazioni. Lui ama questa Maria, Fiesco però la tiene in casa, tra l'altro lei avrà anche una figlia, e la nasconde, non vuole che lei la veda, non vuole che i due si vedano, perché non va bene che lei abbia questa relazione con questo uomo. Tra questa aria che viene cantata nel prologo al primo atto passano 25 anni, e anche qui sono queste cose piene di intrighi, poi Francesco vi dirà degli anni di galera, di Verdi, però sono cose complicatissime, questa sorta di nemesi di questa storia che ritorna, la figlia di questa Maria che lui piangerà in questa aria perché è morta, poi alla fine si innamorerà proprio di quel figlio, di quello che l'avevano poi mandato in esilio, queste cose complicatissime di amore e dolore e morte. Lui adesso è un padre disperato che arriva quasi al limite dell'imprecazione, al limite della bestemmia, perché di fronte alla morte della figlia dice il lacerato spirito del mesto genitore. Sentirete, è una marcia funebre di fatto, sì. Quella che lui crea. E gli anni di galera di Verdi sono gli anni, circa 10 anni, in cui ha lavorato in modo disperato, veramente, quasi in modo folle, per poi diventare il Verdi che poi tutti conosciamo. Lui dice proprio che non si è concesso neanche un minuto di pace, era sempre a scrivere, sempre a provare, sempre a scrivere, sempre in teatro. Una volta che era finita un'opera ne aveva già un'altra pronta che doveva scrivere. Questo gli ha dato una conoscenza del teatro straordinaria, una conoscenza proprio di quello che in teatro funziona e di quello che non funziona. Questo uno non nasce sapendolo, lo si impara stando su queste assi terrificanti, e lui lo ha fatto. È uno che non si è mai piegato davanti al lavoro, non lo ha fatto neanche davanti alla morte, quando a un certo punto ci sono le ultime sue lettere in cui dice: beh, adesso mi mancherà poco per morire, ma insomma io sento che questo l'ho fatto, un po' meno quest'altro. È veramente con gli occhi dritti. Nella sua tomba c'è scritto un verso di D'Annunzio, scritto apposta per Verdi, dice: amò e soffrì per tutti. Meraviglioso. Il teatro in Verdi è, ascoltate quando il basso canterà lacerato, questa parola che di per sé è forte, sentite che accordo ci mette, lì è tutto il teatro di Verdi, sentite quanto con due note questa parola lacerato la possono capire veramente in tutto il mondo, non serve conoscere l'italiano. Dalla voce di Davide Marcon, il lacerato spirito, da Simon Boccanegra. Proteggerlo, balsi.
Protagoniste femminili, e stiamo parlando di Suor Angelica di Puccini. Un'opera anche questa breve, intensa, straordinaria, carica anche qui di una descrizione di una società che condanna ferocemente la donna in una sua scelta d'amore. Immaginate un convento con delle suore, con ognuna al suo compito, c'è la madre cercatrice, ci sono le due giovani che vanno a chiedere, c'è la zelatrice, c'è la madre badessa che anche dà delle punizioni quando ci sono dei piccoli rimproveri da fare, e c'è, chiamiamola, una sorella medicina che è Suor Angelica. Suor Angelica, intuiamo fin dalle prime battute che è un po' diversa dalle altre, che ha un'educazione, dei modi, una conoscenza, diciamo che adesso la chiameremo cultura, diversa. Un giorno bussa alle porte del convento, vi racconto perché è una storia interessante, magari noi abbiamo solo sentito sempre l'aria senza sapere che cosa sia successo poco prima. Arriva una carrozza con dei grandi stemmi d'oro e scende un'anziana signora che è la zia principessa, che è venuta semplicemente a far firmare delle carte con le quali Suor Angelica recede dalle sue proprietà, perché la sorella più piccola, Anna Viola, sta per sposarsi. E l'ultima volta si sono incontrate 7 anni prima. Non una parola, non come stai, però Suor Angelica si fa coraggio e chiede: mio figlio come sta? Non c'è una risposta, c'è solo uno sguardo gelido. Parlatemi di lui. Ditemi com'è mio figlio, come sono i suoi occhi. Silenzio, insiste, il duetto drammatico ti strappa il cuore. Quando l'ho fatto volevo morire, cioè una cosa che ti porta via veramente le viscere. Finalmente la zia principessa si degna e dice: un fiero morbo 2 anni fa lo ha fatto morire. A quel punto Suor Angelica rimane desolatamente sola, perché la zia se ne va girando i tacchi, ha preso le sue carte, sono state firmate,
e abbandona al suo destino questa donna e al suo dolore, che andrà a cantare questa senza mamma. Senza mamma bimbo tu sei morto, quindi di due madri diverse. Prima abbiamo visto Lucrezia che ha abbandonato il suo figlio, suor Angelica viene imposto l'abbandono. E alla fine lei, che visto che è una sorella medicina, quindi sa usare le erbe, userà la calenzola, la calendula, che usata in dosi massicce fa morire, quindi si suicida. Poco prima di morire si rende conto che questo gesto è estremo e che non morirà in grazia di Dio, quindi teoricamente non potrà più abbracciare il bambino. Lei si uccide per poterlo rivedere, ma nella misericordia infinita di Dio compare la Madonna che manda avanti il bambino, si abbracciano e finalmente si possono riunire. Da morire, ecco una cosa, cioè quando si canta Suor Angelica ogni volta si piange, se si arriva a quest'aria si piange, perché non si può non piangere un dolore così grande. Suor Angelica senza mamma, Letizia Triozzi.
ci avviamo verso la fine di questo concerto. Un'aria, anche questa, straordinaria, ed è la parte finale di una lunga scena della canzone del Salce, L'Ave Maria dell'Otello, penultima opera di Verdi, prima sempre alla Scala. Desdemona sa che c'è qualcosa che non va, Desdemona ha una fiducia, io l'ho sempre definito un telefono diretto con Dio e con Maria soprattutto, e comincia con questo mormorio. Cambiano le armonie sotto, ma lei rimane stabile su una nota, e un portamento la porta a liberare il suo pensiero e a pregare per tutti, a pregare per i forti, per i deboli, per i potenti, per chi è felice e per chi è infelice. E l'ultimo arpeggio della voce, per me, questa è la mia sensazione, l'ultimo la sparato là in alto è quasi l'ultima richiesta in fin di vita, perché di lì a poco arriverà Otello ad ucciderla, e l'amen richiude su se stessa con questo così sia, accetto qualsiasi cosa voglia il Signore per me. Sì, Otello è la seconda opera che scrive dopo aver annunciato il suo terzo o quarto ritiro dalle scene. Dobbiamo pensare a un Verdi ricchissimo, che ci ha guadagnato moltissimo dalle sue composizioni, un Verdi che sta vedendo che la musica sta cambiando e che non ne vuole più sapere. Eppure no, riprende a scrivere, quasi ottantenne, anzi ottantenne, riprende a scrivere e scrive qualcosa di completamente nuovo. Addirittura prende anche l'esperienza tedesca, la macina, la fa diventare qualcosa di nuovo, straordinario. C'era talmente tanta ansia a Milano, alla Scala, per Otello, che le cronache dell'epoca parlavano di non più di Milano, ma di Otellopoli. Adesso c'è Tangentopoli. Quella volta era Otellopoli, tanto per dire quanto Verdi abbia segnato la cultura italiana. Questa era una nota che non c'entra niente con il resto, insomma, per alleggerire un po'. Dalla voce di Valeria Causin, Ave Maria dell'Otello. Thank you.
stesso. Lo porto lo stesso perché mi piacerebbe che simbolicamente fosse un albero. Un albero della musica, per non pensare che questo potrebbe essere l'ultimo concerto di un periodo, ma il primo di una nuova epoca. La musica si può fare, grazie a voi che avete scelto di essere presenti questa sera in modo responsabile, prenotando il vostro posto, scegliendo di stare con la musica. Questo per noi è fondamentale. Noi senza un pubblico non esistiamo, ma anche voi senza di noi. Chi è che soffre per voi altrimenti? Giusto? Ringraziamo prima di tutto il pubblico, ringraziamo la musica, ringrazio Gabriella per avermi contattata per pensare questa serata, ringraziamo chi ci ha preceduto, ringraziamo Plinio, ringraziamo i grandi musicisti, ringraziamo le emozioni e concludiamo con un'opera che di emozioni ne ha fin troppa. Siamo con un'opera francese, con il Werther, dai dolori del giovane Werther, e lei è Charlotte. Qua siamo in queste storie d'amore. Se gli italiani e Puccini avevano delle storie d'amore complicate, anche i francesi non scherzavano, perché lei incontra Werther ad un ballo, anche qui grande amore, ma lei è promessa sposa ad Albert e sul punto di morte ha promesso alla madre che avrebbe sposato Albert. I due si sposano, Werther li guarda, insomma la sorella Sophie si innamora di Werther. Opera in quattro atti, finalmente al terzo atto Charlotte confida alla sorella che lei ha sempre amato questo giovane poeta, questo Werther, e riceve una lettera nella quale le viene informata che Werther sta male e morirà nel quarto atto il giorno di Natale. Cioè, voglio dire, se le opere di Puccini erano tristi, ragazzi, questa qua è da morì. E per il terzo atto però lei canta un'aria bellissima, che è un'aria fantastica. Mi piacerebbe leggervi il testo. Vai, dice la sorella, lasciami da sola, lascia che le mie lacrime scendano. Esse fanno bene, mia cara. Le lacrime che non si piangono ricadono dentro la nostra anima e le loro gocce pazienti martellano il cuore triste, e quando il cuore è triste lui si spezza e muore. Ed è di una pesantezza, però lui in quest'aria anche qui sperimenta quello che dicevamo prima. Siamo alla fine dell'Ottocento, questa opera va in scena alla quella che diventa adesso la Wiener Staatsoper, siamo nel 92, quindi Debussy, lui l'ha sentito, Massenet è a contatto con tutti questi compositori. Arriviamo dal Grand Opéra, il Grand Opéra è una forma francese in cinque atti che richiede, per alleggerire appunto questi temi, un terzo atto nei quali ci fossero dei ballabili. Lo stesso Verdi compone un Otello, che ho cantato una volta nella mia vita proprio in Francia, con un ballabile nel terzo atto per alleggerire la situazione. E ogni musicista che volesse debuttare anche a Parigi, per esempio alle Théâtre des Italiens, nel caso degli italiani, doveva adeguarsi a questo gusto e a questa moda. Io ringrazio Francesco per essere stato come sempre mio fido amico e complice di queste nostre chiacchiere, e mi auguro di rivederci presto. E state nella musica. Buona serata a tutti.